Oh Robby, allora. Ciao Vince, buongiorno. Stiamo preparando come tutte le mattine lo zaino, che è la cosa un po' più problematica, perché bisogna sistemare bene in modo che non scappi niente per strada, soprattutto anche le barrette che sono numerate, perché c'è una penalità di circa 2 ore se in caso dovessimo perdere qualche barretta, perché qui siamo all'interno di un parco e sono molto tassativi per quanto concerne a lasciare carta in giro, e hanno anche ragione. La notte non è stata delle migliori, si considera che io soffro di insonnia, dunque non so quanta energia avrò in gara, però ripeto, quelle che non avrò a livello fisico me le farò lasciare un po' dalla testa, dunque speriamo bene. La prestazione di ieri mi conforta, ma sono più che convinto che le cose possono girare nel meglio o nel peggio, bisogna farsene una ragione e andare avanti con ostinazione come noi sardi sappiamo fare. Bellissima tappa, anche oggi pensavo di non farcela, invece alla fine un po' la fortuna, un po' qualcheduno che è in cielo che mi sta pensando, tipo mia madre. Sono stato veramente bene, ho gestito bene la gara e anche gli avversari. Ho guadagnato 3 posizioni in classifica, non penso di andare oltre perché veramente i primi sono veramente eccezionali. Però volevo anche dedicare questa tappa a Leo, un ragazzo del 151esimo Reggimento Brigata Sassari, un ragazzo che nel 2012 è saltato col suo blindato su una mina, ha visto morire sotto i suoi occhi 3 suoi commilitoni. Leo, un grosso abbraccio, sei tu l'esempio della Sardegna, sei tu l'onore della Sardegna, l'orgoglio della Sardegna. Ci vediamo in caserma quando rientro. Grazie a tutti. A domani per il tappone.